Mario. Cari videogiocatori, benvenuti dal vostro Danimania Retro Games e non solo. Nell'attesa degli acquisti che mi dovranno arrivare, altri acquisti per quanto riguarda la console Nintendo 64, quindi titoli, giochi, altri giochi, oggi farò una puntata sotto richiesta da un ragazzo che mi segue volentieri. E ci stavo scherzando un po' sopra su questa cosa, ma poi alla fine ho detto, ma sì, facciamo. La cosa non è che mi dispiace, affatto. Esattamente, questo ragazzo che mi segue e che io saluto calorosamente, in cui mi ha dato l'idea di fare questa puntata, tutto risulta dall'ultimo video che ho fatto, meglio il penultimo, perché l'ultimo adesso sarebbe questo qui, quindi il penultimo, e qui aveva commentato e allo stesso tempo mi ha dato l'idea. Il commento di Matteo Pesenti, oltre già quello che aveva scritto, se facessi una puntata di gameplay su WCW sarebbe interessante. A cui io gli ho risposto, puntata WCW, non so, forse. E lui mi ha scritto, dai dai, se no non ti seguo più. E io ho detto, ok, lo facciamo. Siete pronti? Siete carichi? E tu, Matteo, che sicuramente starai guardando, sei pronto per vedere la puntata non solo di gameplay ma di recensione di WCW Revenge, brother? Yes. Allora, andiamo a vederlo meglio nel dettaglio. Bene, innanzitutto riguardiamo nuovamente la custodia WCW NWO Revengers, custodia in plastica molto più protettiva rispetto a quella di cartone, e troviamo qui il grande Hollywood Hulk Hogan, Kevin Nash, Riven e Bill Goldberg. Qui troviamo la scritta WCW Revengers con un piccolo riquadro di Sting, non so se lo vedete, la scritta Nintendo 64, il logo. E qui troviamo le varie fantastiche immagini di gioco. Devo dire, questo gioco è molto bello. Aprendolo, non troviamo nessun manuale perché non ho un manuale, ma troviamo la cartuccia originale WCW NWO Revengers. Qua peccato un po' così, ma non importa. THQ, grande gioco, grande casa. WCW NWO Revengers è un videogioco di wrestling professionale pubblicato nel 1998 per la console di gioco Nintendo 64. Il sequel di WCW vs NWO World Tour del 1997. Come suo predecessore, Revenger presenta un rivoluzionario sistema di lotta di Aikai, oltre a una grafica notevolmente migliorata, una modalità campionato e un ampio elenco di lottatori sia reali che immaginari. Revenger ha ottenuto il plauso della critica e un enorme successo commerciale. Secondo un articolo del 1999 di IGN, Revengers era il gioco di wrestling più venduto per la console Nintendo 64 e all'epoca era il gioco Nintendo di terze parti più venduto di sempre. Revenger è stato l'ultimo gioco WCW sviluppato dalla AKI per Nintendo 64 e il gioco successivo di wrestling dell'AKI rilasciato per console. WWF WrestleMania 2000 sfoggiava la licenza della World Wrestling Federation appena acquisita dalla THQ. Al momento dell'uscita del gioco, la popolazione stava più preferendo la World Wrestling Federation piuttosto che la WCW, ma nonostante questo il gioco WCW NWO Revenge è stato generalmente riconosciuto come miglior titolo di wrestling del 1998. Il sistema di presa di vendetta è parte di ciò che ha assicurato il successo e la popolarità del gioco. Il sistema era semplice da imparare e permetteva di eseguire una varietà di mosse a seconda del personaggio. La grafica è stata migliorata rispetto a World Tour e sono state introdotte molte nuove funzionalità per espandere la popolare serie. Bene, detto questo, io direi di iniziare a fare questo piccolo gameplay dimostrativo di questo straordinario gioco, ovvero WCW NWO Revenge. Quindi non perdiamo tempo e gameplay.
Dunque, iniziamo subito questo gioco. Allora, beh, chiaramente io Hulk Hogan, Hollywood Hulk Hogan contro Sting, dai, Hollywood Hulk Hogan contro Sting. Ecco qui l'entrata di Hollywood Hulk Hogan ed eccolo Sting. Sting tra l'altro è anche un lottatore abbastanza forte. Sting! Yeah! Dai, chiappa bastardo. Goose line! Yeah! Leg drop! Già mossa finale! Bastardo! Dai, non è così. Resiste, no? Tecca suplex. Andata a segna, ah, fa male la schiena. No. Pugno in faccia. Maledetto bastardo, una mascherata di vita. Schifoso. No! No, suplex! Ah! Cavolata, what you gonna do, brother? Come here! Come here, ti scoppio suplex! Ecco. No! Ah! Ritardo! Body slam! Dead drop! Cacciano! Dai! Ah! Spezzolazzi! Ah, quasi! Maledetto coltata! In G-Boy! Hollywood Hulk Hogan at the best! Dai! Oh yeah, brother! Pie driver! Yeah, questo che ha pie driver! No! Anticipato! Niente questo donna di tamascidata di lui! Body slam! Dai suplex! Yeah, l'ho preso, vai! Yeah. Fa male! Special! Adesso non cai ti scasso tutto, ecco, disgraziato! Con tutta la potenza! Leg drop! Conteggio! Le che ero! Si è alzato, cioè! Maledetto! Da! Ma ci date di capire! Va, ho il tetto macigliato. Stardo, ecco. No, questo scafazzo tutto cafuggiato. Fa male la testa, no? Ecco, mi ha detto, stingo schifoso. Oh, cafuggiato, fuori un ring di brutto. No, ma giù schiappa, sotto acchiappo. Suplex! Riverso, me l'ha rovesciato. Che cacca, niente macigliato. Dai, ai, reagisce, no, un palo. Ecco, tanto c'ho più ingeridia. Poi drive! Oh, Macho Man! Mizzica! Quello contro di me! Oh no, forse no! Sì, contro di me! Pure con lui mi ci ha messo, levati la mano, ma c'è meglio.
pure tu ti ci metti, perché non sai chissà, ma ci vai giù. E voleva tramonte. Ok, signore. No, no, Detto bastardo, sì. Mi trovo molto a mio agio, onestamente, mi trovo molto più a mio agio a giocare con i controller originali in N64 e vai a forcone, bello replay, rispetto che a quello della Retrobeat. 1, 2, mannaggia, 2 count. Non puoi perdere questo incontro tu. Va, ti faccio volare. Dai, conteggio, arbitro. 2, 3. E qui vediamo il replay delle ultime mosse, ultime 2-3 mosse, quelle che sono di questo straordinario gioco. Veramente bello, 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 bello. Povero Sting, come al dischetto. WCW NWO Revenge, brother. Cosa ne pensate di questo gioco? Io lo trovo straordinario, fantastico. Mi diverto ogni volta che lo gioco. Mi piace sempre di più. Devo dire una cosa. Devo dire che io ho giocato a tutti i titoli che esistono di wrestling, un mondo videoludico, io li ho giocati tutti praticamente. Ci sono quelli che mi sono piaciuti molto, ci sono quelli che mi sono piaciuti molto poco, ma questo rientra nella categoria dei titoli che mi hanno veramente fatto letteralmente impazzire. Questa è tra l'altro un'esclusiva Nintendo 64, come anche qualche altro titolo uscito sempre in esclusiva Nintendo 64. Giochi come quelli che erano usciti per la controparte Sony, ad esempio SmackDown e SmackDown 2, benché sono bellissimi titoli davvero molto fluidi rispetto ai titoli usciti per Nintendo 64, devo dire che da parte mia io preferisco questi del Nintendo 64, in particolare WCW, che mi è sempre piaciuto di più rispetto che alla WWF, parlando come categoria di wrestling, quindi parlo di show, categoria di show di wrestling. E avere tra le mani questa perla videoludica è qualcosa di eccezionale. I prezzi non sono nemmeno tanto alti per questo tipo di gioco, e ho recuperato pure tutti gli altri, o quantomeno quasi tutti, e credo che WCW, sì, quasi tutti, vi devono arrivare. Devo arrivare alla completezza. Una volta arrivato a completo, poi farò vedere nei prossimi acquisti. Cosa dire, lo trovo fantastico, addirittura credo che sia uno dei migliori, più belli giochi mai realizzati per quanto riguarda giochi di wrestling. Lo trovo fantastico, poco, forse poco fluido rispetto alla controparte Sony, ma molto più bello, onestamente parlando, molto più bello. E voi ditemi cosa ne pensate di Revenges, scrivetemelo qui nei commenti. Non sono in tanti gli appassionati di wrestling, ma forse dei giochi che riguardano questo show wrestling, forse qualche appassionato ci sarà. Io più che rispetto ai giochi nuovi che escono, adesso c'è il 2K22, quello nuovo uscito di wrestling, che sì, è molto bello, molto reale. Signori, io vado sempre per il retro game. Per me il retro game è l'eccesso, preferisco più il retro che il nuovo, anche se il nuovo ha sempre il suo ben da dire. Bene, cari videogiocatori, noi ci vediamo alla prossima puntata, che sarà dedicata agli prossimi acquisti. Noi ci rivediamo, e per concludere lo devo dire: what you gonna do if you don't have this video game and the Hollywood Hulk Hogan is come for you, brother?